due pazienti sono ricaduti da libro, ecco, è stata una cosa proprio per, scientificamente perfetta, disgraziatamente, perché evidentemente noi speriamo di beneficiare tutti i pazienti. E questo significa che è un po' come in una maratona, siamo un po' all'ultimo chilometro. L'ultimo chilometro di una maratona è sempre più difficile, perché uno è più stanco al 41esimo chilometro che al terzo, al quarto, e quindi è più possibile che un crampo capiti all'ultimo chilometro. Però se non ci viene il crampo all'ultimo chilometro, io credo che alla fine di quest'anno, se continua così le cose, il colpo scientificamente, e non solo scientificamente, sarà molto forte. Se, con un ultimo dettaglio sul quale magari varrà la pena che mi allunghi qualche minuto, contemporaneamente negli Stati Uniti stanno cercando di dimostrare il beneficio clinico di questi vaccini in modo più, diciamo così, tradizionale e dogmatico, perché io di fatto lo sto facendo senza una popolazione di pazienti controllo. Cioè, normalmente per una qualunque farmaco, l'unico modo scientificamente accettato da tutti per dimostrare che un farmaco fa bene ai pazienti è quello di fare uno studio, si dice, randomizzato, in cui per sorteggio alcuni pazienti ricevono questo farmaco e altri non lo ricevono. Poi si fanno, ovviamente questa è la maniera, diciamo così, più intollerante del mondo, se vogliamo, rispetto al singolo paziente, però è pur vero che, perché è chiaro, alla fine, retrospettivamente, se il farmaco serviva, alcuni pazienti, per dimostrare questo, saranno stati sacrificati a non riceverlo. E che con i topi non è niente, però con i pazienti, diciamo, se io sono il paziente che non ha ricevuto il farmaco e il farmaco poi dimostra di essere efficace, a me è di ben poca consolazione, ecco. Però c'è anche, è pure da dire che dal punto di vista scientifico non c'è altro modo per poter stabilire se un farmaco è valido oppure no. Il problema nel caso dei vaccini antibiotipo è che però esistono due concetti fondamentali per e contro i quali io sto combattendo in questo momento, ma gli americani non ci sentono, come molto spesso in queste cose. E quando si decide, a parte che non bisognerebbe decidere molto alla leggera, appunto, costruire studi clinici randomizzati, ci dovrebbe proprio essere un farmaco che valga la pena, non qualunque farmaco perché alla casa farmaceutica interessa. Ad ogni modo, nel momento in cui si decide di giocarsi la carta dello studio randomizzato, esistono due criteri che sono altrettanto dogmatici di tutti quegli altri che ho elencato, ed in particolare nel trattamento sperimentale. Voi sapete che esistono studi clinici in cui c'è farmaco sperimentale che non si sa se è buono o no contro placebo. Ora, il placebo si sa che non farà nulla, diciamo che non farà né bene né male. Il farmaco nuovo, appunto, si fa il paragone per vedere la differenza. È fondamentale che nel gruppo di pazienti trattati con il farmaco sperimentale, è fondamentale innanzitutto che questo farmaco sperimentale abbia già documentato in studi anche solo farmacologici, in topi, in quello che sia, abbia documentato una potenziale efficacia, perché sennò, diciamo, non avrebbe molto senso dare acqua a alcuni pazienti per controllare un farmaco che già non pare funzionare. Bisogna, diciamo, avere un minimo di ragionevole speranza che questo farmaco funzioni. L'altro concetto fondamentale è che, quindi, questo farmaco deve poter fare qualcosa. L'altro concetto fondamentale è che, così come i pazienti che ricevono il trattamento placebo o comunque il trattamento standard ricevono tutti lo stesso trattamento standard, sono un gruppo omogeneo, anche nell'altro ramo, quello, il ramo che riceve il farmaco sperimentale, tutti devono ricevere lo stesso farmaco, la stessa dose, eccetera. Nel caso dei vaccini antibiotipo questo è matematicamente impossibile, ambe le cose sono matematicamente impossibili,
perché il vaccino in sé è totalmente inefficace contro il tumore, la proteina è una componente del tumore, quindi serve per stimolare il sistema immune, il paziente può essere immunodepresso, può avere un sacco di motivi per cui non faccia una risposta al vaccino, senza che per questo il vaccino cessi di essere efficace in generale. Cioè, ogni paziente è uguale, è un mondo a parte in questo caso. E oltre a di per sé non essere efficace, c'è bisogno che il sistema immune lo riconosca. E questo non dipende dal vaccino in sé, dipende anche dal sistema immune, da come si trova, in che condizioni si trova al momento della vaccinazione. L'altra cosa fondamentale è che ogni paziente nel gruppo sperimentale riceve il suo vaccino, fatto con la sua proteina del suo tumore. Per cui esistono proteine che non hanno, che hanno poca probabilità di riuscire a stimolare il sistema immunitario, e quindi qui i pazienti non avranno quasi nessuna possibilità di montare una risposta immunitaria adeguata, mentre ce ne saranno altri che per le caratteristiche assolutamente casuali, stocastiche di questa proteina, potranno montare una risposta immunitaria. Per cui io sto combattendo abbastanza accanitamente in questo momento per dimostrare che il miglior controllo per un vaccino antibiotico non è una popolazione di pazienti che non lo ricevano, bensì gli stessi pazienti che oggi lo ricevono e di cui già conosciamo la storia anteriore, e che quindi possiamo vedere, per esempio, se vaccinandoli dopo una chemioterapia che dovrebbe mantenerli in una seconda risposta completa più corta di quella ottenuta con trattamenti precedenti, se riusciamo a cambiare questo trend. E, come dico, datemi ancora 6 mesi, ma in questo momento ho già 13 o 14 pazienti che sono in remissione completa, cioè dopo questa chimioterapia che mediamente dovrebbe tenerli fuori dal problema per 13 mesi, già ne ho 7-8 che sono già a 4 anni e non sono mai ricaduti. Per cui, insomma, io penso Perfetto. Che quasi ci siamo. Quindi dal 1 al 4 dicembre? Dal 1 al 4 dicembre sarò a New Orleans. Noi l'aspettiamo. No, è che dal 1 al 4 dicembre sarò a New Orleans a presentare questi dati, se Dio vuole. Per perfetto, cui, perfetto. Alla prossima, grazie. Sì. Bene, purtroppo forse il professor Pontigia era già uscito, comunque riprendiamo magari anche domani mattina prima che lei parta qualche annotazione, no? Benissimo, grazie. Professor Crapanzano, vuole dare un saluto a questo nostro laboratorio intellettuale? Veloce, sì. Prego, come preferisce, può dare il microfono, venire qua, anche venire qua, sì sì. Diciamo un saluto, no? Sì, questo, un saluto. Siamo qui in questa sala a Gerusalemme. Ma mi vengono in mente solo cose banali, io non avevo una preparazione. No, allora un saluto. E fra così. Il banale e il silenzio, forse meglio il silenzio. Avevo una relazione veramente che di 128 pagine quella per che domani, avevo preparato per domani. La tolleranza. Quella per domani. Bene, no, la tolleranza è la vostra, che avete la tolleranza di accogliermi, e io in questo periodo sono impegnato con un'attività nuova che mi emoziona e mi diverte, che è un'attività televisiva e che mi consente di perfezionare il mio stile comunicativo. A proposito, credo tutti voi siete oratori, quasi tutti voi, e quindi è opportuno riuscire a comunicare facendo attenzione proprio. Sarebbe opportuno rivedersi nei filmati ogni volta che facciamo una comunicazione, se non abbiamo delle grandi esperienze. C'è anche chi riesce a fare a meno per la velocità di esposizione, per il tono, il timbro, la capacità attraverso la voce di trasmettere un messaggio che resta, che viene capito, inteso e compreso. Quindi quello che posso dire è che gli oratori di oggi erano sufficientemente capaci, e che però si può sempre fare meglio. Grazie. Bene. Grazie.
Per concludere la giornata di oggi, una nota in margine. Una nota in margine. L'amor sui è cannibalico. Amarsi perché mai? Cioè, presuppone quindi l'idea di sé. Conoscersi addirittura è il colmo del conformismo. E l'animale fantastico, quindi l'uroboros. Amarsi, divorarsi, nutrirsi. Ma il sé non è situabile, non ha luogo. Non è impossibile avere l'idea di sé, l'idea dell'ostacolo assoluto, sì, opera, ma l'idea di sé come tu, io, lui, non è l'idea che io ho, non è l'idea che ognuno, tra virgolette, ha di sé. L'idea del simulacro non è l'idea che ognuno ha di sé. L'idea, così l'idea dello specchio, l'idea dello sguardo, l'idea della voce. Nessun amore di sé, nessun amor sui. E questa è la negazione più consueta della parola originaria, imprendibile, impadroneggiabile, in questo senso contraddistinta dal narcisismo. Ma l'idea di sé è la negazione, ripeto, quindi con tutto ciò che veicola, l'amor sui, della parola originaria. L'amore di sé, l'amore dell'altro. La cura di sé, la cura dell'altro, lo souci de soi, lo souci de l'autre. Ma anzitutto la conoscenza di sé, la conoscenza dell'altro, la tolleranza di sé, la tolleranza dell'altro. Non c'è altro conformismo se non quello della gnoseologia. E questo anche con tante varianti, compreso quello di accettarsi, tollerarsi, presuppone sempre immaginarsi, credersi e pertanto euforia, disforia, pertanto quello che è stato chiamato quindi sempre nell'ambito della zoologia fantastica, il soggetto. Il principio dell'intolleranza parte dunque da questa idea di sé, mentre sembra, no, che si eserciti a tollerarsi. Questo per accennare, è una nota, per lasciarla per domani. Una nota in margine. Sembra un dato naturale, innato,
l'amor sui. È una superstizione. La superstizione è fondamentale. E rientra nella zoologia, il discorso occidentale è zoologia, è il discorso della morte. Mentre qui siamo in questo nostro, per questo nostro appuntamento, per una scienza della vita, nella sua logica, nella sua struttura, nella sua scrittura, nella sua qualificazione, dove appunto l'idea opera, ma non è appunto l'idea che noi possiamo avere, che nessuno di noi può avere di sé. È altra idea. Non è un'idea di padronanza. Non è un'idea di padronanza. Non è un'idea di origine, non è un'idea di morte. Non è l'idea del ritorno. È l'idea senza ritorno, è l'idea che opera, perché le cose che stanno nella ricerca, nella storia, e nel fare, nel viaggio, si scrivono. E questa è la narrazione, che le cose, cercandosi e facendosi, si scrivono per l'intervento dell'idea, ma l'idea non è l'idea di sé. Anche l'idea procede dall'apertura. L'idea di sé, l'idea che ognuno ha di sé, è chiusura. Era una nota in margine, poi ne riparliamo domani. Grazie.